Michela Simoncini, blogger toscana ma riminese per quanto riguarda la tua città natale. Sei a Rock Island in occasione del Blockfest, ma non è la tua prima volta a Rimini? No, assolutamente no, io sono nata qui, ho vissuto qui fino a 6 anni, per cui ho parenti, cugini e zii che appena posso vengo a trovare, quindi un pochino la zona la conosco, ecco. Come stai trascorrendo questo weekend a Rimini? Ma lo sto trascorrendo in compagnia di un po' di amici blogger, perché sono venuta qua in occasione della Blogfest, quindi è una grande reunion e anche un modo per conoscere persone che sono già amiche sui social, che però non ho mai conosciuto di persona. Il mio blog è nato, si chiama Comunica Te Stesso, è nato nel 2006 ed è nato proprio come un diario delle cose di cui avevo voglia di parlare. Poi, andando avanti con gli anni, ho sempre avuto sempre meno tempo per scriverci, perché con il lavoro eccetera gli impegni aumentano, per cui ho cercato sempre di parlare delle mie passioni più grandi, che sono comunque il viaggiare e i social media, che sono anche il mio lavoro, per cui è tendenzialmente un blog che parla di viaggi con qualche divagazione. Chi sono i tuoi utenti? Chi viene nel tuo blog? Ci sono post, specialmente in passato, anche molto distanti dal travel. Magari ho parlato un po' di, non so, di comunicazione, di attualità, di news, di curiosità, però poi ci vengono tante persone che vogliono viaggiare, che magari hanno bisogno di consigli sui posti nei quali sono già stata. E invece il tuo rapporto con gli alberghi tipici riminesi? Beh, ormai ci sentiamo sempre sui social network, quindi scherziamo, è come essere quasi dei cugini, zii, una cosa così, di famiglia, dai.